Si parte con un obiettivo, provare ad entrare nei playoff per tornare al più presto in eccellenza, squadra cambiata per oltre la metà della rosa, con scelta di inserire giovani solo del settore giovanile, con un paio provenienti da altre società ma nativi di Cotignola. L'allenatore Andrea Folli è lo stesso da oltre 14 anni, settore giovanile compreso, con dichiarata fede nerazzurra, e se il modello rimane Antonio Conte, ecco che il suo Cotignola parte subito all'attacco. La botta tentata da distanza termina sui piedi Lombardi, il quale chiama l'intervento l'attento Comastri, ma la respinta del portiere diventa un comodo tap-in per Dall'Agata, che si dimostra tutt'altro che vincente. Il Sasso in maglia blu risponde con un gol annullato per fuorigioco a Bartoli, da rivedere. Il Sasso però si riscatta al 12° minuto per esattezza, passa dopo un'azione che prevede un batte e ribatti, arriva la conclusione velenosa dalla distanza di Golisciano, che il portiere Massetti vede partire all'ultimo venendo beffato alla propria destra. L'1-0 del Sasso, Marconi è timbrato così proprio dal giocatore in maglia blu. A Vitali poco dopo capita l'occasione del raddoppio, ma nulla da fare, il piedino si dimostra tutt'altro che fatato. Da gol mangiato a gol subito, da punizione Lombardi innesca Melandri, che di testa a due passi timbra il cartellino ristabilendo la parità in campo, ma qui oltre alla bravura del giocatore ci sono colpe e non poche della retroguardia di casa. Il successivo tentativo nasce ancora da punizione con conseguente colpo di testa Dall'Agata spedito sopra la traversa da Comastri. Per gli ospiti arriva anche la chance dagli 11 metri per il sorpasso, ma prima a procurarsi rigore Melandri, dato il fallo di mano provocato da Senatore, che poi per proteste viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco. Amara consolazione per il centrale difensivo quando Comastri para il rigore di Lombardi. Paganelli ad inizio di ripresa va alla battuta, conclusione che si perde al lato. Al 52° su punizione di Lombardi, Orlando di testa ribalta la situazione per l'1-2 ospite, meritato l'abbraccio dei compagni, e ancora una volta, sempre da calcio da fermo, la difesa di casa si lascia sorprendere. Orlando diviene ancora una volta protagonista 120 secondi più tardi, ma il suo tentativo questa volta va a vuoto. Dalla bandierina nasce un batte ribatti che porta a Serra a tentare la volée dalla distanza, sfiorando la marcatura. Squillo del Sasso con Scarpati, che da calcio piazzato impegna così Massetti. L'ultima occasione del match è a cura di Afrie, ma la sfera di entrare in porta proprio non vuol saperne. Tardiva la reazione dei padroni di casa, seppur in 10 unità. Il risultato non cambierà, con i Cotignola che si impone in esterna per 2-1, lasciando a quota 1 gli avversari in classifica, volando nel contempo a quota 4 con il successo odierno.